Un viaggio di 60 giorni, uno per ogni anno di vita, in bici e in treno attraverso l'Europa, con una fedele compagna di avventure, una bicicletta britannica, la Brompton, battezzata Lady B, in sella alla quale la nostra ospite di questa mattina ha pedalato dalle coste del Mediterraneo fino alle Highlands scozzesi, andata e ritorno per 1600 km, 1610 per l'esattezza. Diamo il benvenuto questa mattina a Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e blogger che si occupa da anni di reportage di viaggio e ho tra le mani il suo ultimo lavoro edito da Terre di Mezzo. Io e Lady B, un viaggio senza età attraverso l'Europa. Buongiorno Monica, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Allora, hai unito la passione per i viaggi a quella per la bicicletta ed ecco il resoconto, leggo, di un vagabondaggio di 60 giorni attraverso l'Europa in totale autonomia. Un viaggio 60 per 60, come tu stessa lo hai definito. Sì, ho voluto farmi un regalo. In realtà tutto nasce. Io ho scoperto molto tardi la passione per i viaggi in bicicletta, perché l'ho scoperta 7 anni fa e mi sono accorta che è una cosa molto divertente e non è riservata soltanto ai giovani muscolosi. Quindi c'era già questo per la bicicletta. Poi però quando sono arrivata a 60 anni, volevo tirarmi un po' su di morale, volevo trovare qualcosa di bello nel compiere 60 anni e non è sempre facile di primo acchito. E ho scoperto che la tessera Interrail, quella che dà la libera circolazione sui treni, dopo i 60 anni torna a essere scontata, come quando ne avevamo 27, noi intendo, non voi lì in studio che siete più giovani, ma. E quindi ho detto, beh, facciamo che faccio quello che non ho fatto quando ero giovane, cioè un giro per l'Europa in treno. Poi però mi sono accorta che girare solo in treno era un po' complicato, perché poi arrivavi in stazione con la tua valigina, dovevi spostarti, insomma, era faticoso. Allora ho detto, bene, giro in treno e in bicicletta, così faccio anche, unisco delle ciclovie che so esserci in tutta Europa, che sono bellissime, che non ho mai fatto. Ultimo passo di tutto questo ragionamento è stato dire: la bicicletta normale sul treno è molto faticosa da caricare, cioè tirala su, tirala giù, certi treni non l'ammettono. Allora ho preso questa biciclettina pieghevole che alla fine, per le mie prestazioni atletiche, cioè zero, va come un'altra bici, quindi non mi fa molta differenza quanto a velocità, perché vado piano comunque, però ha il grande vantaggio che si piega, diventa grande come un trolley, andata dappertutto. In questo modo io mi sono disegnata un po' il viaggio dei sogni e ho viaggiato per 60 giorni su e giù dai treni e attraversando appunto molte delle ciclovie d'Europa che sognavo da tempo. È un viaggio, il tuo soprattutto Monica, che ha, potremmo dire, dei lati, che ha avuto dei risvolti, positivi e poi ce ne parlerai, ovviamente, ci riferiamo alle soddisfazioni, alle emozioni, provate durante il viaggio, ma anche, ovviamente, come, purtroppo accade, anche un risvolto, tra virgolette, negativo, perché hai avuto un problema fisico che, insomma, ti ha costretta un po' a, rivedere, alcuni passaggi di questi 1600 km. Allora, vuoi raccontarci un po', partiamo dal positivo e poi arriviamo al negativo, magari. Va bene, partiamo dal positivo allora. Dal positivo io posso dire che è stata un'esperienza meravigliosa da tutti i punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista della libertà mentale. Cioè io ho potuto scoprire tantissime cose di me proprio perché per una volta non avevo nessuno dei vincoli che normalmente tutti noi e tutte noi abbiamo nella vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, le cose da fare, le commissioni, quelle piccole cose che ci distraggono un po' da tutto quanto. Io questo viaggio l'ho fatto in buona parte da sola e poi c'erano degli amici, perché 60 giorni sono anche lunghi, degli amici che magari mi raggiungevano in alcuni pezzi di percorso, arrivavano in aereo o in treno, facevano magari una settimana con me e poi tornavano indietro. E stare tanto anche da soli in viaggio è una cosa che può far paura, ma invece è molto molto interessante, perché ci si scopre, ci si parla molto ed è una cosa che non si ha mai occasione di fare. Questo diciamo per la parte più intima. Per la parte esterna io ho visitato posti splendidi e soprattutto li ho visitati
in bicicletta, che vuol dire li ho visitati in modo lento. È un modo completamente diverso. Viaggiare a piedi o in bicicletta è un modo completamente diverso di vedere le cose. Lo dimostra il fatto che te le ricordi molto di più, perché ci sei dentro, non le vedi soltanto. Quindi questa è stata un po' la parte positiva. Parte negativa ce n'è stata una in particolare, perché insomma in un viaggio così lungo qualcosa deve pur succedere. A un certo punto, verso metà del viaggio, sono caduta, una caduta come al solito molto stupida, e si è scoperto poi dopo, faccio uno spoiler, mi sono rotta un polso. Il che vuol dire che io per i primi, diciamo, 15-20 giorni sono stata veramente molto dolorante, perché era abbastanza evidente che fosse rotto, ma io mi stavo divertendo talmente, avevo un tale entusiasmo per quello che stavo facendo, che ho un po' negato l'evidenza. Avevo un piccolo supporto che mi portavo, perché ho un problema di artrosi al polso, appunto, la giovinezza che fa. Allora avevo messo qualcosa che me lo bloccava, e dicevo, ma no, ma è gonfio, ma mi raccontavo delle bugie da sola, dicendo, sì, ma fa male, ma adesso poi va meglio, prendo una tachipirina, va meglio. Morale, io sono andata avanti così, e poi ho ripreso anche a pedalare fino a tornare in Italia, quindi mi ha condizionato in parte, nel senso che tutte le Highland scozzesi le ho girate in treno e non in bicicletta, perché non potevo pedalare così a botta fresca. Ho modificato quindi un po' il percorso, e comunque è chiaro che mi faceva male, quindi la seconda metà del viaggio ho avuto questa sofferenza fisica che mi ha un po' accompagnato e che ho dovuto gestire. Però ci tengo a dire, non è stato niente di eroico, il fatto è che io ero talmente contenta di quello che stavo facendo che il piacere di viaggiare superava dolore. I disagi del dolore. Sì, diciamo. Quando mi hanno detto, ma tu sei matta completamente. Questo però è un po' la testimonianza di come la testa faccia moltissimo sulle questioni fisiche, incida veramente tanto, anche quando non lo vogliamo. Io non mi sono mai detta, voglio assolutamente finire questo viaggio, perché non aveva senso. Cioè, io facevo la cosa che più mi sembrava opportuna e più mi faceva voglia in quel momento. Così facendo, alla fine ho continuato lo stesso, e mi sono, devo dire, nonostante mi facesse male, nonostante qualche evidente condizionamento, mi sono ugualmente goduta tutto il viaggio fino in fondo. Senti Monica, all'inizio dicevi, si parlava di preparazione, no? Non bisogna essere dei giovani muscolosi per fare quello che hai fatto tu, ma quanto conta l'allenamento in un viaggio di 1600 chilometri? Anche se appunto dicevi un po' li hai fatti in treno, però insomma nulla toglie il fatto che bisogna essere un minimo allenati, ecco. No, allora ci tengo a dirla, 1600 chilometri li ho fatti in bicicletta, in treno ne ho fatti, ecco. 4700. No, quelli in bicicletta erano 1700, però perfetto. Io col dire che io racconto queste mie esperienze in un blog che si chiama Se ce l'ho fatta io, e questa già la dice abbastanza lunga, nel senso che è chiaro che più uno è, una persona è preparata, allenata, fisicamente solida, più le cose vengono facili e meno faticose. Però se ce l'ho fatta io, appunto, non bisogna farsi frenare da queste idee, nel senso che l'allenamento lo si fa anche andando, l'abitudine al viaggio, alla bicicletta, perché poi non è soltanto il pedalare, è proprio il fatto di, per esempio, concentrare tutto il proprio bagaglio in due borsine, che è quindi andare all'essenziale, è un esercizio anche mentale abbastanza importante. Ecco, questo qui è una cosa che una persona deve decidere di farlo e buttarsi un po', avendo un po' di fiducia in quello che sta per succedere. Non c'è bisogno di... Io per esempio, adesso non va a mio merito, però devo dire, non è che mi alleni mai in bicicletta. Faccio delle passeggiate quando posso, e spesso anch'io sono oberata da impegni e da cose, quindi magari passa un mese senza che io tocchi la bicicletta. Quando si avvicina il viaggio cerco di andare qualche volta in bicicletta, il sabato e la domenica, così. Dopodiché lo spirito sta nel interpretare il viaggio in un modo leggero. Uno parte in bicicletta e dice, io vado, quando sono stanca mi fermo. Fine della cosa, non faccio l'eroe, non devo arrivare lì, non devo tenere una certa velocità. Faccio quello che mi fa piacere, e incredibile, ma ci si accorge, anche persone che non
sono abituate, che in bicicletta si fa un sacco di strada senza neanche troppo stancarsi. Quando dico a degli amici che non vanno in bicicletta, guarda che 50 km in pianura si fa, 50, anche 60, si fanno senza problemi, non mi dicono ma sei matta, 60 km, figurati. In realtà è, provano, è vero, e se metti in fila uno dopo l'altro 60 km si fa un sacco di strada. È proprio così. È la somma che fa il totale, potremmo sintetizzare così. Così. Vogliamo fermarci poi... Facciamo allora, Monica, ti chiediamo di restare collegata ancora con noi per qualche altro minuto, perché abbiamo un tassativo da rispettare, abbiamo un altro paio di domande da farti, e se tu sei libera, altrimenti ci lasciamo. Come... puoi rimanere con noi? Perfetto. Ok, allora, andiamo in pubblicità, abbiamo un tassativo da rispettare e poi ritorniamo insieme alla nostra ospite. Questa mattina siamo collegati con Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e blogger, che ci sta raccontando i suoi 1600 km in bici in giro per l'Europa, a cui vanno sommati altri 5000 circa in treno, 4,7 sì. per essere ancora più precisi. Allora, mentre ti ringraziamo, Monica, per la tua disponibilità, ci hai parlato di ciclovie, dunque, allora vogliamo chiederti, visto che comunque un'esperienza in giro per l'Europa te la sei fatta, come si dice in gergo comune, qual è stata la ciclovia più bella percorsa? Guarda, te ne posso citare due. La prima è un po' più lontana, è nel nord della Francia, si chiama Vélodyssée, che è un nome un po' inquietante, un Odissea in bicicletta, in realtà è facilissima, si può fare anche con i bambini, e percorre la costa atlantica della Francia, lungo queste spiagge bellissime, è una ciclovia molto tranquilla, molto, molto varia, molto mossa, molto molto bella, si attraversano ovviamente i paesini francesi che sono deliziosi. La seconda, molto più vicina, ma rimane per me forse la ciclovia più bella che ho fatto, una delle ciclovie più belle che ho fatto in assoluto, si chiama Ciclovia dell'Alpe Adria e nella sua totalità va da Salisburgo fino a Grado, entra in Italia dal Tarvisio, dal passo del Tarvisio, e percorre tutto il Friuli. Quindi siamo in Friuli, ecco. Esatto, siamo in Friuli ed è tutta anche questa, tranne veramente un pezzettino minimo, tutta su percorso protetto, è ricavata da una vecchia ferrovia dismessa ed è di una bellezza straordinaria, sia come panorami, sia come cultura, sia, vabbè, il Friuli poi è una terra meravigliosa. È un viaggio che mi sento di consigliare a chiunque, anche senza particolare esperienza, è proprio perfetta per chi vuole iniziare. Allora Monica, ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata. Quello che in qualche modo hai imparato è emerso dalle tue parole, però appunto raccontaci quello che questa esperienza ti ha dato, magari concentrato in poche parole. Mi ha dato molta fiducia in me da un lato, nelle mie risorse e nelle persone che ci stanno intorno, che molto spesso sono molto più aperte nei nostri confronti di quanto siamo portati a pensare. Bene, voglio anche in pochissime parole, però insomma, diciamo, quello che ci ha raccontato oggi riassume davvero la tua esperienza. Vorrei ricordare che la seconda parte del libro è una guida con informazioni pratiche, quindi per chiunque volesse fare questa esperienza come l'hai fatta tu. Ricordiamo anche il tuo blog, Se ce l'ho fatta io, così si chiama? Sì, esatto. Benissimo. E poi Monica, oggi è la giornata della Terra, quindi in qualche modo facciamo gli auguri al nostro pianeta, anche se purtroppo nella maggior parte delle volte non lo trattiamo bene. Tu invece hai deciso di fare un viaggio che è stato sostenibile, insomma, perché spostarsi in treno e in bicicletta inquina molto meno dell'auto o dell'aereo, giusto? Esatto, è sostenibile ed è anche più bello, quindi meglio di così, pensate, perché la Terra ne ha bisogno. E allora ricordiamo il libro firmato da Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e blogger, Io e Lady B, ecco la bici di cui parlavi, la Brompton è riportata proprio qui in copertina, è lei, giusto? È la bici pieghevole. È proprio lei, ecco, eccola qui. Grazie, Edizioni Terre di Mezzo, grazie per essere stata con noi. Continueremo a seguirti sui social, sul tuo blog e sul tuo sito, Monica.
Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Grazie mille. Ci ha fatto venire voglia di esplorare l'Europa, Monica, stamattina, perché vederla dalla bici è completamente diverso rispetto al viaggio convenzionale. Oggi, nella Giornata Mondiale della Terra, abbiamo voluto offrire proprio una prospettiva diversa di viaggiare e di vivere il nostro pianeta.